Bimbi, ciao, come state? Sapete chi sono? Mi avete riconosciuto? Sono Christophe e vi do il benvenuto ad Arendelle, il regno del ghiaccio. Sapete come si chiama il mio migliore amico? Che cammina come? Sven, che è una? E che cosa mangia sempre Sven, ve lo ricordate? Le carote. E infatti io qui le mie... Le hai mangiate tutte tu? Vabbè, allora devo andarne a prenderne altre. Mentre vado a prenderle, voi mi aspettate qua? Sì. Bene, non vi muovete, perché sta arrivando una bellissima sorpresa per voi. Anzi, due. Ciao, Ben! Ecco, Elsa, dove sei? Elsa, vieni fuori, dai, vieni. Facciamo un bel pupazzo insieme. Ok, ciao. Benvenuti a tutti. Ecco, io volevo venire qui con mia sorella Elsa, ma lei non vuole uscire. Potete darmi una mano? Facciamo così, proviamo a chiamarla tutti insieme al mio tre. Ci proviamo, forte, chiamiamo Elsa. Uno, due, tre. Elsa! Lasciami stare, Anna. Oh, ha detto lasciami stare, Anna. Oh. Il fatto, sapete, è che io e mia sorella siamo un pochino lontane e da tanto tempo, fin da quando noi eravamo piccole. Sei già in piedi oppure dormi? Giochiamo insieme, dai. Da quando non ti vedo più, mi sento giù, mi manchi molto, sai. Noi siamo tanto amiche, o forse no. Che cosa ti ho fatto mai? Se tu vuoi spiegarmi come, faremo un bel pupazzo insieme. Vattene via, Anna. Ok, ciao. No, niente. E sentite, qualcuno di voi conosce questa canzone per caso? Ecco, forse potrebbe essere un'idea. Proviamo a cantarla tutti insieme, eh? Fortissimo! Uno, due, tre! Sei già sveglio oppure dormi? Vuoi fare un giro insieme a me? Mi annoio troppo, non ne posso più. Parlare ai quadri non diverte poi granché. Giochiamo con la neve o con quel che vuoi, ma esci, ti prego, dai! Niente, basta, io ci rinuncio, ciao! Thank you.
di aver trovato una scorciatoia. Anna. Se passiamo di qua arriviamo molto prima. No, che ho fatto? Anna? No. Ehi, Anna. Regina Elsa, ma l'avete congelata? Io non volevo. E adesso? Oh, e ora che facciamo? Che facciamo? Chiediamo aiuto ai troll. Sì. Troll! Ciao. A loro? Piccoli troll. Ma quanti siete? Allora, due già stanno dormendo. Ma come la scongeliamo? Col sole? Con un abbraccio? Un abbraccio? Un abbraccio e un bacio. Un bacio, dicono. Ma tu l'ami? Io? Sì. Sì, ma... Allora prova tu. Ma sì, fare sì. Che? Con un bacio, prova. Ma davanti a tutti, mi guarda. Dai. Va bene, ci provo, non guardate, chiudete gli occhi, vado. Ah, ed ecco che si scongela. No, oh no. E ora? Che si fa? No. Provo io? Un abbraccio? Sì. Provo io. Provate voi, Reginessa. Sì. Anna, no. Anna. Anna. Oh, Elsa, che bello vederti. Sì. Elsa, vieni qui, finalmente. Sì. Siamo insieme. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Elsa, perché siamo qui? Credo per freddare l'atmosfera, sai? Sì. No, è spiritosa. No, non ha riso nessuno. Mi hai frettati, brava, ti sei riuscita. Bene. Senti, Elsa, siamo qui? Siamo qui per il tuo gesto d'amore che ha salvato me e tutti noi. Non ti ricordi più? Ma no, mi fai arrossire così. Ma no, è vero, hai un gran cuore e un meraviglioso coraggio. Cuore e coraggio? Cuore e coraggio. Allora facciamo così, cuore e coraggio insieme. Userò cuore e coraggio insieme, d'accordo? Avete visto? Sì, dai, di te! Eccolo, eccolo, sta lì! Christophe? Sì! Christophe? Sì! Christophe? Che è successo? Ciao, troll! Ah, ciao, senti, hai visto il principe Hans? No, Hans no. Dobbiamo chiamare tutti quanti insieme a tre, Tutti insieme, Tre. Mia meravigliosa principessa Anna, ma che piacere essere qui. Sì, finalmente potremo sposarci, non è vero? E stare insieme nel mio castello, poi. Beh, no, il castello è nostro, no? Sì, d'accordo, ma tu mi sposerai, non è vero, Anna? E quindi presto il castello diventerà anche il mio. Io dico di no. No. Principe Hans, sì, Anna. Ho bisogno di parlare in privato con mia sorella Elsa. In privato? Sì, quindi... Chiuditi le orecchie, poi tu sei. Aspetta, Così. Anch'io? Sì. Elsa, io non so a chi di loro due dare il mio cuore, capito? Eh sì, ho capito. Allora, posso fare una magia. Proviamo un po' prima con lui. Sì, proverò con lui. Come hai detto che ti chiami tu? Come mi chiamo io? Sì. Hans, principe Hans. Hans, eh? Principe Hans. Vediamo un po' questo principe. Cuore freddo, eh? Freddissimo. No. Non mi piace, no. Tocca a me. Tu vieni qui? Sì. Come hai detto che ti chiami tu? Christophe. Christophe, eh? Christophe. Cuore caldo, sì, caldissimo, bambini. Bene, io la mia scelta l'ho presa. Ora devi decidere tu, però. Infatti. Sì, decidi tu. Anna. Oh, Christophe. Ciao. Ma, Christophe. Sì. Ma tu mi hai salvata dai lupi. Sì. Hai affrontato per me il mostro di ghiaccio. Sì, terribile. E mi sei sempre rimasto a casa. Sì, allora vi ricordate tutto. Aspetta, e mi ricordo che tu ti sei approfittato della mia assenza per il regno. Io? Ma che cosa? Ma è vero? E allora perché? Ma come? È vero? È vero! Aspetta, e allora perché mi hai fatto credere che ci potesse essere vero amore? Ma Anna, dammi un bacio del vero amore e te lo dimostrerò. Ma come no, un bacio? No! Aspetta, devi chiudere gli occhi. Ah, ad occhi chiusi. Sì, devi fare così. Ma no. Così. Anna...
Oh. Che ha fatto? Un bel pugno. Ve ne pentirete. Sì, sì. Non finisce qui. Ciao. Ciao. Bene, allora non ci sono dubbi. Il tuo cuore va a Christoph. Anna. Christoph. Ma aspetta, sorellina Elsa, tu ora che farai? Rimarrai qui tutta sola? Io sola? No, io lui. Ma lui chi? Ma come chi? Olaf. La pesbulla si accanto a me. Ricorda al gentile pubblico che l'appuntamento è adesso alla Torre Rossa con il volo dell'elfo. Grazie!